Eccoci qua, buonasera a tutti, benvenuti a Fuorigioco. Oggi abbiamo una puntata speciale che tutti aspettavate sicuramente, o meglio coloro i quali siete appassionati di calcio. Perché speciale? Perché abbiamo un ospite d'eccezione che ci permetterà di chiarire molti aspetti inerenti alla stagione che inizierà. Per farlo nel miglior modo possibile ho sempre qui con me lo splendore. Ciao Federica. Ciao Franco. Come stai? Bene, direi molto molto bene. Vedo che la domenica ti ha abbronzato ancora di più, vedo che si vede un bel lunedì abbronzato, quindi vuol dire che il sole bacia i belli d'altronde, Federica. Speriamo. Molto bene. Speriamo. No, niente, sono molto contenta perché oggi abbiamo un ospite speciale che poi vi presenteremo. Nel frattempo ricordiamo la presenza del nostro Federico, grazie per essere qui con noi anche oggi. Grazie a voi, come al solito, sono felice di essere qui. Benvenuto Federico. Allora, presentiamo l'ospite, salutiamo in collegamento via Skype il nostro grande vicepresidente vicario della Fisici Veneto, Patrick Pinton. Benvenuto Patrick. Ciao Patrick. Ciao, come stai? Ciao a tutti, bene, bene. Voi? Tutto a posto? Tutto procede bene. Benissimo. Bene Patrick, allora inizio con la prima domanda che sicuramente è d'obbligo ed è questa. Abbiamo vissuto un periodo difficile, ma ne stiamo uscendo alla grande, io direi. Quali sono stati i problemi principali che avete dovuto gestire voi come FIGC in questo periodo importante? Ma io direi che siamo stati un po' da qualcuno etichettati come persone che attendevamo. Io direi invece che il tempo poi ci ha dato ragione, perché la priorità in questo periodo era la salute dei nostri tesserati, delle famiglie, dei ragazzini, quindi io direi che le scelte che sono state fatte, magari non immediate, sono state fatte con il buon senso e cercando di non mandare in default un sistema calcio dilettantistico che era già precario di suo. Allora Patrick, il mondo del calcio vorrebbe ripartire alla grande. Noi vorremmo sapere se sarà possibile avere un pubblico, uno spettatori con noi finché fanno le partite, o se si dovrà giocare a porte chiuse. Mi auguro che il calcio riprenda almeno quello dilettantistico con il pubblico. Ricordiamo che la nostra impiantistica ha degli spazi enormi, quindi con tribune, con spazi verdi, con il parterre, quindi secondo il mio punto di vista basterebbe applicare quelle che sono le regoline del buon senso, cioè il distanziamento sociale piuttosto che la mascherina chirurgica, piuttosto che altri sistemi che poi sistemi di sicurezza che secondo il mio punto di vista saranno comunque contemplati nel nuovo protocollo di sicurezza della FIGC che dovrebbe essere emanato nei prossimi giorni. Noi a Bolzano, sai Patrick, ci siamo attrezzati bene, abbiamo assunto la Federica che tutte le domeniche sarà lì a misurare la febbre ai spettatori. Questo ci porterà un sacco di pubblico e anche molta energia positiva, hai capito? Quindi abbiamo trovato la grande soluzione. Grazie Federica. E tu Federico non ridere, dovresti difendermi. Fantastico. Allora Patrick, tornando a serie, riceviamo molte sollecitazioni per sapere se ci saranno ancora formazioni ripescate. So che ci sono società che hanno chiesto l'autoretrocessione, tipo qua nel Vicentino abbiamo il Marora, no? Che ha chiesto di partire dalla seconda categoria. Questo fa sì che si libereranno dei posti. E un'altra domanda che ti faccio contemporanea è: avremo dei ripescaggi in Serie D? Brevemente, come ripescaggi adesso è prematuro perché purtroppo non sono ancora aperte le iscrizioni, quindi non abbiamo il polso della situazione e i dati aggiornati, quindi io direi attendiamo ancora qualche giorno e poi vedremo se ci sono società che rinunciano piuttosto che società che sì, perché poi c'è un altro discorso, adesso siamo in attesa anche delle eventuali fusioni, scissioni, quindi cambi sede, quindi è tutto in divenire, io direi di attendere dalla Serie D in giù, perché purtroppo le graduatorie sono già state fatte, ma purtroppo non abbiamo ancora dei dati, dei riscontri per riuscire a capire quali saranno gli organici definitivi, se attuali oppure no. Noi facciamo il conto con un numero matematico che è quello attuale, poi dopo solo alla conclusione delle iscrizioni e l'ultimo giorno sapremo il dato definitivo. Posso intervenire da lì si potrà programmare. Questa...
si potrà programmare poi tutti i ripescaggi, ripeto, che sono già stati comunque contemplati nei comunicati precedenti, in quanto i ripescaggi garantiranno alle società diciamo in base alla classifica attuale e cristallizzata il 22 febbraio, quindi un merito sportivo acquisito in campo. Per esempio noi abbiamo il Lettori che è terzo in graduatoria e quindi sta aspettando per sapere se va in promozione. Però volevo farti una domanda su questo argomento proprio specifico. Io ho parlato con il vicepresidente del Marola, il quale mi ha dato l'ufficialità del fatto che loro si iscriveranno alla seconda, ma si sono già mossi nei confronti della federazione. Di pochi giorni fa è la notizia che anche lo Janus di Selvazzano, un'altra squadra di promozione, chiederà di essere iscritta nei campionati inferiori. E anche in questo caso queste società hanno interpellato la federazione? Diciamo, Federico, che le società inizieranno a interpellare la federazione nel momento in cui si apriranno le iscrizioni, quindi dovranno gioco forza chiedere una deroga, perché se una società rinuncia al diritto del proprio campionato deve chiedere deroga per iscriversi al campionato inferiore o ricordiamo che una società potrebbe anche iscriversi in due categorie inferiori, quindi perdendo però poi il diritto diciamo del patrimonio dei propri giocatori, cioè verrebbero tutti svincolati. Ma Patrick, io ho una domanda per te, no? Da parte di tutte le donne vorrei dire, ormai noi questi aumenti senza calcio non li sopportiamo più. Mi sai dire quando iniziano i campionati, giusto perché così sappiamo regolarci anche noi? Beh, allora, siamo tutti in balia di questo virus e bisogna capire se ci sarà una recrudescenza del Covid. Noi siamo molto ottimisti e pensiamo che si possa iniziare l'attività verso la fine di settembre, i primi di ottobre. Ovviamente si ripartirà direttamente col campionato, le coppe in questo momento, almeno quelle regionali, verranno posticipate, forse con anche una nuova formula tipo tabellone da tennis. Siamo tutti in balia, noi abbiamo le due ipotesi, come abbiamo già ribadito in più occasioni, o fine settembre, primi di ottobre, nell'eventualità ci dovesse essere di nuovo una carica virale forte, contagi con numeri elevati, sicuramente si ripartirà quando questo virus ce lo permetterà, e cioè ottobre, novembre. Ma quindi, Patrick, il discorso quello di gironi da 18 oppure gironi da 12, come dicevi l'altra volta, lo state portando avanti? No, allora, gironi da 18, organici da 18 e poi nell'eventualità ci dovesse ripartire o dovesse ripartire il virus e ci dovesse essere di nuovo un blocco dell'attività sportiva, ovviamente si dovrà ripartire posticipando le date, cioè novembre, dicembre o quando ci daranno la possibilità di giocare, e qua poi dopo si dovrà capire come organizzare l'attività. Ci noi saranno, siamo magari pronti, però adesso è prematuro. Se le cose dovessero andare come stanno andando, io direi che per settembre, primi di ottobre, si potrebbe iniziare anche nei dilettanti, ovviamente con dei protocolli magari un po' più meno rigidi rispetto a quello attuale, ovviamente con tutte le precauzioni del caso, perché le società dovranno sicuramente attuare sanificazioni piuttosto che percorsi separati, piuttosto che il problema del pubblico che si dovrà gestire in modo sicuro. Bene, allora donne, portiamo pazienza altri 2 o 3 mesi, poi magari ci liberiamo anche durante settimana di questi ometti. Bene. Andiamo un attimo in pubblicità. Fantastico. Noi abbiamo una storia, ma la riscriviamo ogni giorno. Per ogni cambiamento ci vuole qualcuno che dimostri per primo agli altri che cambiare è possibile. Abbiamo quindi inaugurato una nuova sede che reinterpreta il futuro, dove non siamo legati alla produzione, ma alla qualità dei momenti che condividiamo con voi.
Clinica Dentale. Abbastanza piccoli per chiamarti per nome, ma abbastanza grandi per esserci anche domani. Pensa alla libertà. Pensa alla velocità. Ed ora immagina la facilità. Semplice, no? Basta pensare a noi di Wi-Fi Web. Attraverso le nostre soluzioni ADSL, HDSL, fibra ottica e Wi-Fi, potrai navigare e parlare con internet super veloce sempre 24 ore al giorno. Wi-Fi Web. Innoviamo perché ci piace. Per informazioni visita il sito www.wifiweb.it oppure telefona al numero 800 194 000. La chiamata è gratuita. Bene ragazzi, bentornati qui a Fuori Gioco. Adesso è arrivato il momento di dar la parola al nostro Federico per il punto della situazione. Il punto della situazione si esaurisce anche abbastanza rapidamente. È stata purtroppo una settimana negativa perché martedì sera l'Arzignano ha giocato contro l'Imolese, ha fatto una bellissima partita, devo dire, sinceramente meritava assolutamente la vittoria, ha dominato la partita, credo che l'Imolese non abbia mai neanche tirato in porta. Purtroppo a metà del primo tempo c'è stata una grandissima occasione per l'Arzignano, ha avuto un calcio di rigore a favore e in quell'occasione è stato espulso anche un giocatore dell'Imolese, però il rigore è stato sbagliato, la partita è finita 0-0, aveva perso l'andata 2-1 e l'Arzignano retrocede in Serie D. Adesso sappiamo che il presidente Lino Chidese vuole fare di tutto per essere ripescato in Serie C. Credo che qualche possibilità ci sia, perché di squadre di Serie C che sono in difficoltà in questo momento, che sono in crisi, ce ne sono più di qualcuna. Le altre novità della settimana sono la fase molto vivace, diciamo così, di calciomercato. Ormai tutte le società sono entrate nel vivo. Dal 1 luglio sono iniziati ufficialmente i trasferimenti e direi che ce n'è stati veramente molti. Di questo abbiamo anche già discusso, purtroppo qualche volta si sente parlare di atteggiamenti, di comportamenti da parte dei giocatori, direi anche da parte delle società in qualche situazione, non propriamente trasparenti e corretti. E noi, come sempre, facciamo, vero Franco, rivolgiamo un messaggio forte perché tutti si regolino e si comportino secondo un codice di comportamento, perché questo mi pare, soprattutto in questo momento, sia assolutamente doveroso. Completamente d'accordo con te, Federico, penso proprio sia giusto trasmettere questo messaggio, un messaggio di pace e tranquillità, e che ci sia più coesione, più aiutarsi secondo me di più anche tra le società, perché a volte mi sembra proprio che le società fanno i nemici invece di fare gli amici, e questo per me è un errore, perché io continuo a pensare che, vero Federica, l'unione fa la forza, no? Quindi sarebbe, esatto, più opportuno avere atteggiamenti diversi. Comunque sì, questo argomento lo tratteremo magari in maniera più approfondita un'altra volta, perché adesso è giusto tornare a parlare col nostro ospite Patrick Pinto. Si è molto parlato in questo periodo dei limiti di età, no? In Serie D hanno fatto un referendum per togliere il 2002 e inserire il 99. Per caso ne avevate pensato a questo anche per l'eccellenza e la promozione? Dalle ultime disposizioni noi abbiamo applicato quanto già predisposto dalla Lega Nazionale Dilettanti, cioè 2002-2001, e noi aggiungiamo il 2000 come ogni anno. Quindi diamo la naturale prosecuzione di quella che è l'attività dei giovani. Sai perché ti facevo questa domanda? Perché molti mi dicono che i ragazzi del 2002 spesso si fa fatica a reperirli, in quanto hanno 18 anni, magari non hanno ancora la patente e quindi fanno fatica a spostarsi, ad arrivare nelle loro nuove società. In più i 2002 spesso vengono trattenuti a livello di berretti e di campionati giovanili professionistici. Ecco, questo è il calcio 2.0, secondo me, un calcio dove dobbiamo cambiare la cultura e la mentalità. Ecco perché dico cambiare la cultura, perché le società devono investire nei settori giovanili, devono investire nei ragazzi del proprio territorio e nei ragazzi dei propri paesi, delle proprie città.
Ecco, quindi che forse questi ragazzi qua non avrebbero necessità di avere la patente piuttosto che di fare chilometri e poi con tutte le conseguenze dei rimborsi e di quant'altro. Qua ne avrei per ore per discutere. Però purtroppo dico un'altra cosa. Sentiamo ancora tante società lamentarsi e questo invece doveva essere il momento di cambiare un po' questo modo di fare calcio, un calcio più dedito forse alla passione e ritornare ai vecchi valori, ai vecchi campanili, al vecchio quartiere. Invece purtroppo ne vediamo ogni giorno delle nuove e questo, diciamo, questo non cambiare fa male solo. Ma infatti, Patrick, stai sfondando una porta, un portone aperto quando tocchi questi temi, perché ne abbiamo parlato anche lunedì scorso, che non abbiamo capito bene cosa è successo, secondo me. Io, che per passione faccio anch'io calcio a livello così dirigenziale, mi sono accorto con i ragazzi che non hanno capito che c'è stato un Covid, che c'è stata una crisi economica, eccetera. Purtroppo c'è ancora questa brutta cultura di venire a chiedere e chiedere tanto. Ma tornando al discorso, che io sono un sognatore, come dico sempre la mia amica Fede, e sogno sempre di fare una squadra, no? A Bolzano, nel mio paese, fatta di ragazzi del paese, e poi mi rendo conto che diventa difficile, perché i primi che ti rovinano questo sogno, sai chi sono? Sono i genitori, perché prendono i bambini, li portano a giocare a sinistra, a destra, perché suo figlio è bravo, perché qua, perché là, e tu così non costruisci mai niente. Quindi è proprio una cultura sbagliata. Io speravo che il Covid avesse insegnato ai genitori che senza calcio un paese è un problema, no? Perché i bambini non sanno cosa fare. Però già lì non ci siamo capiti bene, secondo me. Ah, dovresti essere stato un po' aiutato comunque anche dal mese che state facendo adesso di luglio lì a Bolzano, no? Sì, ma in realtà non c'è stato un cambiamento di mentalità. Siamo ancora fermi a... È come a dire, ho spento la luce, l'ho riaccesa, uguale a prima. Uguale. La stanza non è cambiata, stessa cosa. Il calcio lo vedo sotto altre forme. Purtroppo, sai cosa, abbiamo i media piuttosto che una serie di impulsi che ci arrivano che fanno sì che i genitori riversano tutte le proprie ambizioni, no? Quelle magari di essere stato calciatore o di non aver fatto magari una carriera ai massimi livelli, e quindi questi genitori riversano le loro ambizioni sui propri figli, e questa è la cosa che danneggia maggiormente questi ragazzini, perché ricordiamo che noi abbiamo dei ragazzi che lasciano a un'età prematura dai 17 ai 20 anni, un po' perché magari le federazioni obbligano i giovani, no? E quindi magari anche noi vendiamo delle illusioni, perché questi ragazzini si vedono proiettati a 17-18 anni a giocare, 19 anni a giocare in promozione, in eccellenza, e poi dopo magari a 20 anni vengono lasciati a casa perché non hanno qualità o perché magari per altri motivi. Quindi io dico sempre ai ragazzi, ma anche ai genitori, se ci sono le categorie vuol dire che ognuno deve giocare nel proprio posto, nel proprio posticino. Io ho fatto, lo ripeterò sempre, dalla C alla terza categoria, ma gli anni più belli li ho trascorsi vincendo un campionato in terza categoria e non sicuramente in Serie D. Ecco, queste sono le cose che il calcio deve trasmettere a questi giovani, un calcio che non deve essere visto come solo un mezzo economico, ma deve essere visto come un'opportunità di lavoro, perché il calcio, attraverso il calcio si possono avere delle sinergie diverse. Cioè, ci sono ragazzi, adesso dico io, che in promozione vengono gli viene chiesto di andare a giocare magari presso la società del proprio paese, gli danno un lavoro e questi rinunciano perché il loro lavoro è il calcio. Questa è la cosa triste di questo calcio dilettantistico. Molto. Bene, volevo solo farti un'ultima domanda, a parte che dopo ti lasciamo. La domanda che fanno tutti insistentemente è: ma le date per le iscrizioni quando saranno? Allora, le date delle iscrizioni dovrebbero partire il 23 di luglio, dopo
le liste di svincolo. So che qualche comitato dell'area nord ha chiesto deroga per poter partire magari verso il 15, il 20 di luglio. Siamo in attesa anche noi di una risposta da parte della federazione. Molto bene, io ti ringrazio per queste nozioni super importanti per noi, Patrick. Rinnovo l'invito, magari ci verrai a trovare qui in studio un po' più avanti. Bene, molto volentieri, Federica. Quando riparte un po' il tutto. Grazie Patrick, sì. È stato sempre un piacere averti, esatto, con noi. Buona serata. Ti lasciamo grazie, andare. Grazie mille a voi, a te. E buona serata anche a voi. A te, ciao Patrick, grazie infinite. Ciao. Come sempre capita, purtroppo il tempo va via veloce, quindi anche stavolta ci dobbiamo fermare qui, vero Federica? Mani siamo arrivati al termine anche oggi, purtroppo. Sì. Questo tempo è sempre troppo poco per noi, poco, forse, Federica. Vero? Però ci rivedremo qui lunedì prossimo, sempre alle 17.30. Sempre su TVA, in compagnia di Federico Formisano, che sarà ben lieto di essere qui con voi, che ringraziamo per le sue pillole di saggezza, perché io trovo le persone per strada, sai Federica, mi dicono Madonna, ma Federico sa tutto, sa molto di più di tutto, voi non avete idea di cosa questo non sa. È per quello che l'abbiamo alzato il contenuto della trasmissione, perché assolutamente sennò... sì, abbiamo bisogno di una figura fondamentale che ci aiuti. Ho il peso dell'esperienza, il dato peso dall'età soprattutto. Bene. Bene, grazie a tutti, grazie all'attenzione, vi auguriamo una buona serata, a lunedì prossimo 17.30 TVA. Buonasera a tutti.